Buonasera, prego, chi è interessato alla conferenza che sta lì in cucina può accomodarsi. Vi diamo il benvenuto, questo è l'ultimo incontro in programma nell'ambito della mostra che sta lì a Raggix e abbiamo pensato appunto di dedicarlo a un tema a tutti molto caro, quindi la cucina. E parla di cristalli in cucina Giovanna Guidetti dell'Osteria La Fifa di Finale Emilia, uno chef noto anche fuori regione ma fuori confini nazionali secondo me, e vi consiglio, aperta e chiusa parentesi, di passare da Finale Emilia e fermarvi dalla Fifa perché veramente ne vale molto la pena. E prego, lascio la parola. Buonasera a tutti, io sono Giovanna Guidetti, cuoca per passione. Attualmente gestisco il ristorante Osteria La Fifa Finale Emilia, ma la mia storia è molto diversa. Io mi sono laureata... Accendiamo il microfono, accendo. Sì. C'è un po' sentito. Andiamo qua. Si sente? Buonasera a tutti, sono Giovanna Guidetti, cuoca del ristorante Osteria La Fifa di Finale Emilia. Sono una cuoca per passione, la mia storia è molto particolare. Mi sono laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Modena. Ho fatto pratica notarile, ho fatto un master di marketing alla Bocconi. Poi sono entrata, i miei genitori morirono precocemente, per cui ho dovuto rimboccarmi le maniche e andare a lavorare. E anziché fare quello che avrei voluto fare, volevo fare il notario. Sono stata assunta alla Banca Commerciale Italiana a sede di Genova e di lì mi hanno inserito tra il personale che doveva fare carriera. Quindi ho girato moltissimo, ho lavorato a Genova, Milano, Firenze, Milano ancora. Poi mi hanno fermato alla filiale di Ferrara. Ho fatto questo lavoro con grande impegno e passione, ma capivo che non era il mio lavoro. Era un lavoro grigio, fatto di numeri, mentre io avevo una personalità molto creativa. E ho continuato sempre a coltivare quello che era il culto della cucina, perché secondo me è fondamentale per l'uomo, per una civiltà, mantenere quelle che sono le tradizioni. Il mio impegno quindi quando nel 2001 ho deciso di aprire il mio ristorante è stato quello di conservare quelle che sono le ricette tradizionali della cucina modenese e di Finale Emilia in particolare. Quindi dopo una terribile malattia andai a fare una vacanza a Panarea perché mi dilettavo in immersioni subacquee e siamo rimasti bloccati sull'isola per mare forza 8. Siamo rimasti 8-10 giorni, non si potevano fare immersioni, non si poteva andare in spiaggia perché l'isola è piccola, quindi il mare era una cosa notevole. E quindi ho riflettuto su quello che avrei potuto fare da grande e decisi che quella che era inizialmente una mia grande passione si doveva trasformare in un'attività lavorativa. Premesso che secondo me mangiare bene, mangiare un cibo che appaga, un cibo che è bello anche da vedere, aiuta a superare quelli che sono i drammi della vita. Perché quando la nostra casa si è mutata dai nostri genitori, io ero la seconda di quattro fratelli, il più piccolo aveva 15 anni e quindi ho capito che la convivialità e riempire la casa di amici, mangiare bene, mangiare in compagnia, aiutava moltissimo, aiutava a togliere questo senso di vuoto e continuo tuttora a pensare che ormai la gente ha perso questa convivialità, il fermarsi a tavola tutti insieme, perché non c'è tempo. Ma è una cosa importantissima, sedersi a tavola, mangiare qualcosa di buono, mangiare qualcosa in compagnia. E quindi quando nel 2001 ho deciso, ho acquistato una osteria vecchia di Finale Emilia, un'osteria che già esisteva dal 1756, quando davanti a questa osteria scorreva il fiume Panaro. L'ho fatta restaurare con un restauro il più conservativo possibile per mantenere quello che erano le caratteristiche di una trattoria con buona cucina, amici
cittadino, perché questa trattoria che io ho trasformato in ristorante e osteria era anticamente una trattoria osteria sul fiume, perché il nome Osteria La Feffa deriva dalla signora Genoveffa che gestiva questo locale alla fine del 1800, quando scorreva il fiume Panaro, che era il sistema di collegamento ancora tra Modena e Ferrara, poi da Ferrara a Venezia al mare. E la signora Genoveffa era una grande imprenditrice, dava da mangiare, da dormire, ricovero cavalli che tiravano le chiacchiere quando non c'era corrente sul fiume, e aveva anche la possibilità di aggiustare le barche nel caso in cui le barche si rompessero durante la navigazione. E quindi con questa idea di salvare le tradizioni del territorio ho cominciato a parlare di prodotti del territorio a chilometro zero quando ancora nessuno ne parlava e mi hanno preso per pazzo. Cioè quando tutti parlavano di prodotti francesi, di cucina, io ho aperto nel 2001 quando ancora si parlava di una cucina molto diversa da quella che poteva essere la cucina dei nostri territori, io andavo controcorrente, utilizzavo i prodotti della mia azienda agricola, producevamo anche le galline, i conigli, avevamo dei grossi problemi con l'USL, quindi con tutti i sistemi, dovevamo fare tutto separato. Tuttora facciamo la sfoglia con mattarello, produciamo pane, grissini, tutto in casa. Anche se l'USL ci impone di fare la sfoglia con le uova sul mattarello solamente il giorno di chiusura del martedì, perché è il giorno di chiusura, per evitare la contaminazione della salmonella, che ci fosse salmonella per il giorno delle uova. Così. Per quanto riguarda, come ho detto, la mia cucina, questa è stata la mia idea, e tuttora porto avanti una cucina che seppur tradizionale è stata alleggerita nell'utilizzo dei grassi, perché la nostra cucina emiliana e modenese è una cucina parecchio grassa e quindi è risultata una cucina del territorio tradizionale ma alleggerita. Per quanto quindi riguarda invece l'utilizzo dei cristalli in cucina, tanti sono i cristalli che incontriamo, in particolare i più frequenti sono lo zucchero, il sale e il ghiaccio. Lo zucchero lo si trova praticamente dappertutto e si trova in forma di cristallo, ossia che sia zucchero di canna che sia zucchero proveniente dalla barbabietola. Il colore dipende dalla quantità di melassa che rimane nel cristallo dello zucchero e dal grado di raffinatezza in cui questo zucchero è stato prodotto. Lo zucchero è particolarmente importante in cucina perché serve per tantissime cose. Come saprete è una molecola, il saccarosio è una molecola che sono qua tutti i chimici, quindi loro sanno tutto, io ho ricopiato C2, carbonico, idrogeno e ossigeno. E gli zuccheri appartengono alla famiglia dei carboidrati. Quando una molecola di glucosio si mescola con una molecola di fruttosio si ottiene il saccarosio, quello normale zucchero che noi utilizziamo. Abbiamo anche l'unico zucchero che ha caratteristiche animali, che è il lattosio. Che il lattosio è una molecola di glucosio che si lega a una molecola di lattosio e si trova nel latte. Dal punto di vista nutrizionale, gli zuccheri sono tutti dei carboidrati che forniscono circa 400 kcal per 100 grammi e vengono trasformati in glucosio dal nostro organismo prima di essere trasformati in energia che serve ovviamente per far funzionare tutte le nostre cellule. Gli zuccheri, come sapete tutti, sono dolci, ma la loro dolcezza dipende sia dalle caratteristiche dello zucchero, ma sia anche dal contesto in cui questo zucchero si trova, perché dipende anche dalla temperatura e dal pH del prodotto che noi stiamo mangiando. Lo zucchero, come ho detto, è dolce ed è molto importante per l'appagamento di una persona, perché serve per soddisfare quello che è distinto innanzi alla ricerca degli zuccheri, che è tipico dell'uomo, che dipendono dal sapore del latte materno, per cui se un bambino è stato allattato al latte materno, il latte appare a un neonato molto dolce e quindi ha questo ricordo e quindi sempre c'è la ricerca dello zucchero. Dunque lo zucchero in cucina è molto importante, serve non soltanto per dolcificare, ma per togliere il sapore dell'amaro, tipo quando utilizziamo il cacao o il caffè, ma anche per togliere l'acido del limone o l'acido o attenuare l'acido dello yogurt, della passata del pomodoro, di una crema di cioccolato. Tante sono le cose, perché anche il cioccolato ha un particolare grado di acidità, soprattutto se è fondente.
prima la sensazione della dolcezza che noi proviamo dipende sia dalla quantità di zucchero ma anche dalla temperatura del cibo e dal pH del cibo stesso, dagli altri ingredienti che compongono l'alimento che stiamo ingerendo. Gli zuccheri hanno anche altre particolarità. Gli zuccheri in cucina danno struttura. Che cosa si intende per struttura? Pensiamo ad una merenda. La merenda non è altro che zucchero emulsionato con l'albume dell'uovo. E in questo caso dipende proprio di disidratandolo, perché noi nel momento in cui cuociamo la merenda, togliamo l'eccesso di acqua, questa merenda diventa durissima. Se la cuociamo bene, se la cuociamo non tanto bene all'interno rimane molliccia e quindi non è... Ma se viene cotta bene, quindi disidratata, come facciamo generalmente a 70 gradi in forno per 3-4 ore, proprio lo zucchero raggiunge una caratteristica di consistenza e rimane inalterato, bisogna schiacciarlo, distruggerla prima che lo zucchero si modifichi. E così anche in una torta, che non sembrerebbe, ma anche in una pasta frolla, una semplice pasta frolla, la quantità di zucchero può modificare la friabilità della pasta. Se noi decidiamo, per un motivo nostro, di ridurre la quantità di zucchero in una pasta frolla, otterremo una pasta frolla dura, non friabile, perché lo zucchero in questo caso si lega con le proteine, adesso poi i chimici ci spiegheranno bene, e se la quantità di zucchero è bassa, la proteina rende l'impasto rigido. Però quando dicono sempre rispettare le dosi delle ricette che riducono il cibo. Sì, perché se alteriamo la coagulazione dello zucchero con le proteine dell'uovo, la pasta frolla in questo caso, qualsiasi altro impasto, diventa molto duro e quindi alteriamo tutto. Tutti gli zuccheri semplici, come ho detto ce ne sono di vari tipi, si presentano sotto forma di cristalli. Si sciolgono in acqua, sono quindi idrosolubili e formano dei siroppi più o meno densi a seconda della quantità di zucchero che noi mettiamo nell'acqua. Gli zuccheri sotto forma di cristalli però hanno anche un'altra particolarità, che assorbono l'umidità dell'aria. Quindi se noi mettiamo lo zucchero a velo sopra dei biscotti o una torta di cioccolata, c'è l'ambiente molto umido, vedremo che questi zuccheri che assorbono l'umidità dall'aria si trasformano in un lattice appiccicoso, che è anche brutto da vedere, e questo è dovuto a questa particolarità che ha lo zucchero. Dunque, poi ci sono i problemi dovuti alla caramellizzazione o alla reazione Maillard. Dunque, la caramellizzazione si ottiene semplicemente portando lo zucchero a oltre 160 gradi. In questo caso lo zucchero si trasforma, assume un colore, come si dice? Bruno. Il colore e il sapore dipende da quanto noi scaldiamo ulteriormente lo zucchero. Se noi caramelliamo molto lo zucchero, alla fine torniamo a uno stadio di cristalli nuovamente, infatti il caramello diventa durissimo che sembra vetro. La reazione invece di Maillard è quella reazione che avviene sulle torte, sulle ciambelle, quando cioè lo zucchero si lega alle proteine. E questo fenomeno, che è diverso dalla caramellizzazione, avviene invece intorno a una temperatura di 140 gradi. In questo caso lo zucchero si lega alle proteine e rende bruna una torta, la colora. Sono due procedimenti completamente diversi. Altre caratteristiche tipiche dello zucchero è la capacità di conservante. Infatti, da quando è stato scoperto lo zucchero, che non è una scoperta vecchissima, è diventato un sistema di conservazione, quindi possiamo conservare la frutta. Infatti non so se ricordate i prodotti delle nostre nonne, prodotti che faccio ancora io perché sono una lavoratrice di campagna, ma so mettere via le amarine con lo zucchero, poi lasciarle al sole, questo sole scioglie lo zucchero, si unisce al sugo delle amarine e otteniamo artigianalmente delle amarine che assomigliano alle amarine fatte, però sono molto più giovani, che sono fatte in casa, fatte col sole. Un altro sistema sempre per l'utilizzo dello zucchero come conservante è fare le
marmellate, le mostarde, quelle che faccio io con la base, con la frutta fresca, io faccio generalmente 1 chilo di frutta pulita, 300 grammi di zucchero semolato, metto lo zucchero di canna solamente nelle arance. Poi le faccio cuocere non tanto, ma le faccio cuocere a sufficienza perché non cambino colore ma hanno una capacità di conservazione abbastanza alta. Poi le sterilizzo. Le sterilizzo in forno, metto i barattoli dentro a una bulla che copre quasi tutta a 120 gradi per 23 minuti, in modo che non si formino batteri all'interno del barattolo. Poi sempre con lo zucchero possiamo fare delle mostarde se ne parte. Ad esempio nella pasta si usa fare la mostarda di mele campanile, perché ancora si producono queste mele che conoscerete, queste mele che sono mele storiche, mele antiche che si vengono prodotte tuttora senza l'utilizzo di altri nitrogeni. E quindi io le amo perché così utilizziamo un prodotto tipico, un prodotto biologico, ma soprattutto un prodotto che ha un'alta conservabilità. Vengono raccolte a fine settembre e sono ancora buone anche adesso. Una volta le mettevano a maturare sui tetti o nell'aria, così che assumevano una bellissima colorazione rossa. Adesso non sono più i tetti e nella pasta c'è anche il pericolo dei gratti, quindi non le mettiamo fuori, però a un certo punto diventano mature, rimangono ancora verdi. E con questa mela che ha un sapore molto particolare, ma deciso, ed è ricca anche di antociani, dicono che servirebbe anche per garantire una migliore salute, questo non lo so, è molto particolare. Quindi facciamo non solo la salsa, che la salsa già dall'antichità era accompagnata alle carni, in particolare si utilizzava già nell'epoca rinascimentale l'arrosto di maiale cotto nel latte, che era tipico, si chiamava arrosto alla reggiana, ma era tipico anche da noi, accompagnato con questa salsa di mele campanine, che era fatta con mele campanine e zucchero, e diventa molto scura anche perché questa mela cambia subito colore. Adesso non mi ricordo che cosa mi fa cambiare il colore la mela. Le pettine. E quindi anche in questo caso utilizziamo lo zucchero, che quindi fa anche questo non solo da sistema di amalgama, ma anche da sistema di conservazione. Poi lo zucchero diventa quindi anche un conservante perché si sostituisce all'acqua ed evita quindi evapora ai microrganismi di proliferare, creare muffe e batteri e quindi di riprodursi. Poi, scusate, ma... Dunque con lo zucchero si può, come ho detto prima, si può conservare anche la frutta quando viene raccolta, come ho detto le amarene, poi si possono fare le pesche sciroppate, non so se esistono più qua in città, da noi bisogna ancora fare pesche, fare un po' tutto e conservare. E fare anche i canditi. I canditi ho imparato a fare in Sicilia perché vi ho detto che c'è di cambiare vita a Panarea, Isole Eolie, e quindi nella mia cucina c'è spesso un tocco di cucina siciliana. Ricordo del luogo magnifico di Isole Eolie dove ho deciso di passare dalla banca alla cucina. Un'altra particolarità che ha il cristallo dello zucchero è quello di abbassare il punto di congelamento dell'acqua, per cui se noi facciamo lo sciroppo questo non congela più a 0 gradi ma la congela a una temperatura molto inferiore. Così come uno sciroppo non bolle più a 100 gradi, ma bolle a 112. E un altro cristallo molto utilizzato in cucina è il cristallo del sale. Innanzitutto, se parliamo del sale, parliamo di cloruro di sodio. Il sale, anche lui, non è sempre salato. La salinità del sale dipende dallo stato di evaporazione, dove l'abbiamo raccolto, in che periodo dell'anno. Se noi ad esempio utilizziamo il sale di Cervia, riserva Camillone, che è un presidio slow food, ma soprattutto viene da questa antica salina etrusca, questo sale ha la particolarità di essere dolce, infatti si chiama sale dolce di Cervia, e sale pochissimo. Voi se prendete lo stesso quantitativo di sale che utilizzate con un sale normale e salate l'acqua per la pasta, vi accorgerete che se utilizzate il sale di Cervia l'acqua rimane poco salata. E anche per quanto riguarda il sale è stato usato molto prima dello zucchero, della
città paraconservante, perché era uno dei pochi sistemi di conservazione, perché adesso noi abbiamo tutti il frigo, abbiamo tutto il freezer, ma sono tutti beni recentissimi, perché i nostri giovani pensano di certe cose, ma 50 anni fa non c'era né il frigo né il freezer e quindi i sistemi di conservazione erano pochi, e il sale era una di quelle cose che garantivano la conservazione delle carni, del pesce e di tutti quei generi abbastanza deperibili velocemente. Per quanto riguarda il pesce, tutti avremmo mangiato sarde sotto sale, sarde pesce sotto sale, anche lo stesso baccalà, perché veniva pescato, il baccalà leggermente essiccato, poi coperto di sale, questo dura dei mesi, così come le sarde, come le acciughe, è un sistema ottimo di conservazione. Così anche per la carne. La carne adesso noi la mettiamo in frigo, ma una volta la ricoprivano di sale, la ricoprivano per garantire che durasse, non è che avesse delle durate come il pesce, però le allungavamo la vita, anche perché sia il pesce che la carne era un bene di lusso e quindi li ha conservato il più possibile. E ad esempio l'utilizzo delle spezie, soprattutto nella cucina rinascimentale sulla carne, era per togliere ormai quel sapore di andato a mare che raggiungeva la carne ma conservava, quindi buttavano spezie di tutti i tipi per... Dunque il sale, come vi ho detto, può essere chiaro, può essere rosa, può essere marron, può essere affumicato, può essere nero, dipende dalle saline dove sono state estratte. Se vi capita di andare a Cervia è molto bello vedere la riserva Camillone perché ancora estraggono il sale a mano. Così se vi capita di andare in Sicilia, andate, rimarrete affascinati dalle saline di Marsala o di Trapani, dove vedete questi poveri uomini che alle 5 della mattina con un caldo torrido, perché il sale è pronto a luglio, agosto, con i picconi rompono il sale, riempiono la carriola e poi vanno davanti a un signore che ancora manualmente, almeno nelle saline di Marsala fino a 2 anni fa, contava ancora a mano la quantità di carriola che veniva scaricata. Anche il sale viene raffinato in diversi modi, ma rimane sempre un cristallo, un bellissimo cristallo, quindi che serve per, ovviamente, per aggiustare la carne, il sapore della carne, dei primi piatti, perché è una cosa insipida, anche al nostro palato non piace. Cioè, se anche la preparazione è ottima, ma non ha un giusto grado, un equilibrato grado di sale, questa pietanza, questo primo piatto, a noi appare non buono. Quindi anche il cristallo del sale, il cloruro di sodio, per noi in cucina è importantissimo. La quantità di sale, secondo me, non deve mai essere eccessiva, perché l'alimento deve mantenere i suoi sapori e le sue caratteristiche peculiari, perché se noi saliamo troppo, ovviamente alteriamo tutto. E quindi il sapore principale del prodotto, del piatto in sé, viene modificato. Un altro cristallo, a parte quello della cioccolata, che mi hanno detto che hanno già parlato a lungo della cioccolata e dei suoi cristalli che viene utilizzato in cucina, sono i cristalli di ghiaccio. Il ghiaccio, vabbè, prima mi sono iniziato a scusare, tornando al sale, che il sale serve anche per mantenere i colori. Se voi utilizzate, ad esempio, volete fare una verdura molto verde, è già verde di sua, è necessario buttarla in acqua bollente, salata, prelevarla dopo pochi minuti, pochi secondi, perché sapete che dipende da che verdura state cuocendo, che adesso la tecnica di cottura delle verdure, di farle sempre croccanti, e poi di buttarle immediatamente in acqua e ghiaccio. E questo passaggio dell'acqua salata, poi buttarla in acqua bollente, in acqua fredda e ghiacciata, mantiene soprattutto il verde e l'arancione. Se voi volete mantenere il verde di una fava, o di un pisello, o di un asparago, o l'arancione ad esempio di una carota, se fate così vi rimangono dei colori brillantissimi ed è fondamentale l'utilizzo del sale. Per quanto riguarda il ghiaccio, appunto in cucina anche il ghiaccio ha vari utilizzi, perché come vi ho detto prima, 50 anni fa non c'era niente e quindi il ghiaccio serviva anche per la conservazione. Infatti anche a Modena ci sono delle ghiacciaie dove venivano conservate, dove veniva stivata la neve, no? Sì. Ma anche in cucina tuttora, pur avendo l'abbattitore, pur avendo tutti questi sistemi molto moderni, se facciamo ad esempio adesso che sono le fave fresche o i piselli, una salsa di piselli, la prima cosa da fare
riscaldare una volta che ha raggiunto la densità che abbiamo voluto, quindi è stata riscaldata, è quella di mettere la boule dentro al ghiaccio in modo che abbatte, che lo fa anche l'abbattitore, ma non sappiamo perché, non abbiamo un chimico in cucina che ci spiega che l'abbattitore comunque un po' ci altera il colore. Ma se noi mettiamo la boule d'acciaio dentro al ghiaccio, il verde della salsa di piselli rimane inalterata. E rimane inalterata alcune ore, cioè non si modifica più. E per noi, quando dobbiamo fare dei piatti colorati, è fondamentale. Perché secondo me un piatto deve essere buono, ma deve essere anche molto bello, deve appagare anche gli occhi. Quindi è fondamentale che un piatto sia molto colorato e deve avere sempre una nota croccante. Perché ve ne accorgerete mangiando un piatto, se c'è una nota croccante vi ricordate di più di quel piatto. Non so dirvi perché, anche queste sono tutte cose legate alla psiche, legate ai procedimenti del nostro corpo, di come assimila, di come ricorda. Però ci deve essere, oltre ad essere buono, essere profumato, deve essere colorato e croccante. Queste sono le caratteristiche che secondo me un piatto deve avere. Oltre a partire da prodotti di alta qualità, perché la cucina che io cerco di fare è una cucina molto semplice, una cucina del territorio, ma parto da delle materie prime di alta qualità del mio territorio, cerco di fare delle cotture molto brevi, anche per evitare di alterare sia la carne che il pesce, secondo me è fondamentale. Per quanto riguarda, sempre tornando all'uso dei cristalli, possiamo parlare anche dei contenitori dove cuociamo i prodotti. In particolare l'argilla, che anche questo è un cristallo. L'argilla ha quindi un prodotto di un contenitore di terracotta, mantiene meglio determinati sapori. Sembrerà strano, ma un pollo cotto in un contenitore di terracotta, seppur vetrificato, oppure quelli che in Toscana chiamano i fagioli al uccelletto, i fagioli in umido, mantengono pure i fagioli con l'occhio cotti in un contenitore di terracotta, rimangono molto migliori. Anche se voi fate quella che è il dialetto, almeno da noi si chiama la panissa, che è brodo, pane vecchio, un po' di spinaci, da noi si usa fare i contenitori di terracotta quando vengono passati in forno, per poi spolverizzare di parmigiano reggiano e fare quella bella crosticina. Io devo dire che ho chiesto anche con lei se sa il motivo, però ci sono certe cose che vengono molto migliori se vengono cotte all'interno di questi contenitori. Già in cucina la differenza è molto importante nell'utilizzo dei tegami. Quello che conduce meglio è il rame. Al secondo posto c'è l'alluminio e l'ultimo per noi l'utilizzo in cucina di tegami in acciaio sono gli ultimi perché hanno non trasmettono bene il calore. Ad esempio se dobbiamo saltare una pasta, assolutamente il tegame deve essere in alluminio, in acciaio non otterremo lo stesso risultato. Così come determinate cotture non si riescono ad ottenere con le piastre a induzione e invece si ottengono benissimo col fuoco classico a gas. Anche questo è proprio per la quantità di calore, la trasmissione del calore e diversi materiali. Ma la ceramica probabilmente è un cattivo conduttore. No. È un cattivo conduttore. Non so dire. Sì, perché c'è differenza tra ceramica e terracotta. Beh sì, ma terracotta, scusa. Terracotta secondo me conduce meglio di tutti i metalli e quindi probabilmente cuoce più lentamente. Devo spiegare. Però se lei fa un buon pollo dentro un contenitore che va una volta, dentro la terracotta vetrificata, c'è un sapore che lei lo mette così e si altro legame, non so perché. Non so, è tipo di cottura. Non so, ci mette di più a forza, sì. Ma ci mette un paio d'ore con coperchio. Come? Io ce l'ho in sì, sono vegani, devo usarlo una volta. Non so se avete delle domande. Cioè, io ho parlato di quelli che sono i cristalli, che in generale si usano di più in cucina, visto che di cioccolato ne avete già parlato. Poi non so se volete che alza la pressione, bisognerebbe mangiare sempre tutti insipido. Secondo me non è buono. Cioè bisogna anche tener conto che abbiamo anche bisogno per vivere, secondo me, io parlo dal mio punto di vista,
per vivere bene abbiamo bisogno anche di cibi che appagano, se no qua ragazzi cosa abbiamo? Non abbiamo più niente. Cioè secondo me se, dobbiamo, cioè, sicuramente dobbiamo mangiare bene perché se no tutte le malattie ci assalgono, ma se stiamo a ascoltare tutti qua non mangiamo più, non mangiamo più niente. Anzi, il 14 e il 15 di marzo c'è un bellissimo convegno di cui faccio parte del comitato organizzativo Prevenire i tumori passando per la buona cucina, ma io dirò anche che quando uno è depresso va bene anche mangiarsi una bella tavoletta di cioccolata al latte con dentro il nocciolo, perché tira su il morale, perché bisogna anche pensare a questo, cioè mica sempre pensare alla linea, cioè bisogna pensare anche a questo. Comunque poi un'altra cosa che vi volevo dire è che io ho scritto un libro che nonostante sia mio, lo definisco bellissimo, perché nella mia vita durante il mio peregrinare ho avuto la fortuna anche di incontrare Emanuele Luzzati, che è un grande illustratore, ed è stato tutto grazie alla comunità ebraica di Modena. Devo dire la verità che la comunità ebraica di Modena mi ha chiesto, quando c'era il rabbino precedente, quando c'era anche la signora Sandra Ecker, di cercare, perché, cercare di capire come la comunità ebraica finalese aveva influenzato la cucina del mio territorio. Perché sembra molto strano, ma Finale Emilia ha una cucina talmente che apparentemente sembrerebbe uguale a quella modenese, ma è talmente ricca invece di agrodolci e di uso di spezie che da voi non usa, che io quando ho cominciato a fare la cuoca e a decidere di cambiare vita ho voluto cercare di capire da che cosa era dovuto. E quindi pur sapendo che a Finale Emilia c'era stato questo ambiente ebreo che era stato chiuso con la deportazione della seconda guerra mondiale, non immaginavo, pur sapendo che cucina vuol dire cultura, che quindi la cucina di un territorio rispecchia proprio quelle che sono state le tradizioni, gli eventi di quel paese, non immaginavo quanto invece la cucina ebraica avesse influenzato la cucina di Finale Emilia. Perché ad esempio dappertutto nella provincia di Modena c'è il culto del maiale, a Finale Emilia c'è il culto anche dell'anatra e dell'oca. Fino a pochi anni fa c'erano delle vere e proprie allevamenti di anatre e oche, perché fino agli anni 50 gli ebrei avevano bisogno di queste carni, non potendo mangiare carne di maiale, ma per loro la carne principale era la carne dell'anatra e dell'oca, a Finale Emilia si consumano tuttora i salumi di pura oca, fatti ancora come vengono fatti dalla comunità ebraica, quindi il salame di pura oca e non misto, di carne cruda conservata nel collo dell'oca. Poi viene fatto, anche io ho imparato mia nonna a fare il prosciuttino di oca, che si fa ridere, il prosciuttino d'oca è un prosciuttino grande così, però veniva messo via sotto sale, sale, rosmarino e salvia, viene lasciato un mese e dopo il prosciuttino è cotto e pronto, proprio, ed è particolarmente buono. Poi ad esempio, sempre per parlare di cose che hanno lasciato, il piatto tipico di Finale Emilia è la torta degli ebrei, che è una mille foglie salata con due strati parmigiano reggiano. Era il vanto gastronomico della comunità ebraica di Finale Emilia e questa ricetta rimase famosissima fino al 1861, quando Mandolino Rimini, figlio di Aronne, si fece cristiano per sposare una bella finalese, quindi sempre la passione che fa girare il mondo. E in questo caso la comunità lo osteggiò molto, quindi lui si vendicò prendendo nota questa ricetta e mettendo al posto il grasso vegetale che loro usavano, ha messo lo strutto, quindi il cibo inibito agli ebrei, e cominciò a vendere davanti a casa. E fino a pochi anni fa le donne di casa arrotondavano lo stipendio, insomma le entrate familiari, vendendo davanti alle porte di casa su un braciere, vendevano questa torta salata, che quando ancora c'erano lavori molto pesanti in agricoltura oppure i sacchini così, era la colazione. Mangiava una fetta di torta di ebrei che è bella tosta, abbinata a un bicchiere di arancione che è il liquore tipico di Finale Emilia. E la vendono ancora? Sì, sì, sì. E anch'io la faccio, è molto più leggera di quello che si trova nelle baracchine, anche perché deve essere poco unta, perché sennò viene un po' di... Qui la pompa di calorie va alle stelle, al colesterolo pure. Quindi grazie alla comunità ebraica di Modena io ho conosciuto Emanuele Luzzati e quindi l'ho frequentato per parecchio tempo e abbiamo avuto questa idea di fare questo libro di cucina che il titolo è A tavola con Duca e Duchesse, ricette di cucina modenese,
con illustrazioni di Emanuele Mistati, perché lui diceva che la mia cucina era colorata e immediata come colorata e immediata erano le sue opere. Quindi questo libro, che adesso vi faccio vedere la copertina, non è altro che una raccolta di ricette tipiche, antipasti, primi, secondi, dolci e anche i liquori. E nonostante l'USL adesso non permetta la produzione in un ristorante, la produzione non permette all'agriturismo, ma non permette al ristorante di prodursi i suoi liquori, qui ci sono le ricette del rosolio, che era quel liquore tipico che si faceva con alcol, zucchero e petali di rosa rossa, oppure la cedrina che era fatta con l'erba luigia, che anche lì acqua, alcol e zucchero, erba, foglie di erba luigia e buccia di limone. E insomma, quindi è una raccolta delle mie ricette di casa. Quindi quello che vi volevo dire è che i cristalli in cucina servono molto, sono fondamentali, e anche quando non sembra, perché come ho detto prima, lo zucchero non sembrerebbe così importante, ma invece è fondamentale anche per realizzare anche una torta, non solo la pasta frolla, ma anche la ciambella. Se sbagliate e dopo c'è un incontro sbagliato tra il glutine e lo zucchero, la torta non sta su. Quindi avrete quelle belle torte che hanno il centro afflosciato. E questo è proprio dovuto a un errore tra la quantità di zucchero e la quantità di farina o di fecola, perché dipende proprio dalla reazione tra il zucchero e la molecola del glutine. E quindi dopo non sta più su, non fa più da impalcatura e la torta crolla, precipita. Sì. E così succede anche nei soufflé, nei flan, dove ci vuole lo zucchero. Quindi, se avete qualche domanda. Io posso chiedere, ho capito bene prima quando parlava delle marmellate che usa nella marmellata di arancia? Sì, lo zucchero di canna. Non glielo so dire. Il motivo per cui a casa mia facciamo una di salsa di arancia, chiamiamo salsa d'arancia di arancia, perché non possiamo chiamarla marmellata, perché sennò non facciamo nulla. Si chiama salsa, è una ricetta che trovo anche qua, che è una salsa di arance. Quindi anche questa sicuramente di derivazione ebraica, salsa di arancio, zenzero, uvetta, e però ci mettiamo lo zucchero di canna perché rimane molto più arancione la colorazione dell'arancia. E in tutte le altre marmellate io metto zucchero normale, zucchero semolato bianco. Se qualcuno ha qualche domanda, io. Il discorso ripensato al discorso che faceva la Giovanna relativamente all'osservazione della terracotta, sì, e del rame, la differenza sostanziale, io sono fisico, la differenza sostanziale è che se uno guarda i due sistemi, uno tu c'hai, in un caso c'è sempre un'alta temperatura che è il fornello, comunque sia messo, poi c'hai nel caso del metallo, c'è un foglio che sarà 1, 2, 3, 5 mm, quello che è di metallo, quindi un'elevatissima conducibilità, quindi un'alta trasmissibilità del calore verso l'alto, oltre che una dispersione laterale verso l'alto, e sopra c'hai questo oggetto che sarà il pollo, quello che abbiamo, questi sono i tre sistemi. Per cui il pollo, tutto sommato, si trova praticamente alla temperatura del fuoco. Mentre invece, nel caso della terracotta, essendo, come dice giustamente la Giovanna, un sistema a bassissima conducibilità termica, so, sarà 100 volte meno, soprattutto dei numeri, ma così al naso ci stanno 100 volte numeri, uno si ritrova una sorgente calda, uno strato più o meno spesso, poi anche più spesso, sarà cos'è un centimetro, appunto lì, di terracotta, e dall'altra parte l'oggetto freddo. Per cui la trasmissione del calore avviene molto più lentamente. Per cui la superficie del pollo, quello che è, si va su di temperatura molto più lentamente. Questo mi faceva venire in mente, una volta che parlavo appunto con degli amici in un congresso, che vi dicevano che c'era una cuoca che quando faceva la pasta, non so più sulla sede per quando faceva l'arrosto, a un certo momento, a certi istanti della cottura, tirava fuori il pezzo di carne, lo sfreddava con l'acqua, poi naturalmente gli aggiungenti i condimenti lo rimetteva a
quindi lo raffreddava esternamente, che va esattamente nella stessa direzione della terra cotta. Non so, adesso no, guardi, in chimica non mi dico pure quello che vuoi, fisica, ma non ho esperienza in medico, io l'unica cosa che ho fatto sono uscito a mangiare. Non ho esperienza neanche io, alla conoscibilità, infatti ho detto subito, io so poco, spettino. Se qualcuno nel frattempo pensa a qualche domanda, però faccio io lo spot per Giovanna, visto che questo libro è in vendita e se qualcuno è interessato può richiederlo, perché Giovanna potrebbe... Può farvela la mia, perché qua non abbiamo alcune copie in macchina. Ed è un ottimo libro di cucina, appunto, con ricette non banali e pizzichi di segreti, non solo di cristalli, ma anche di sapere culinario.